andremo adesso a vedere il nuovo, nuovo servizio che ci racconta di itinerari sonori. È questo ciclo di seminari musicologici che il Conservatorio Braga, insieme al Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, realizza proprio per diffondere la conoscenza della storia della musica e di tanti aspetti della musica molto importanti. È giunto alla sua terza edizione, abbiamo detto, e siamo andati a vedere cosa ci ha riservato l'incontro dal titolo Pianoforte al femminile, un breve viaggio tra grandi esecutrici. Siamo qui oggi all'interno del Conservatorio Musicale di Teramo Gaetano Braga, in procinto di assistere a uno dei seminari di musicologia del progetto Itinerari Sonori, giunto alla sua terza edizione. Questo è il quarto appuntamento di una serie di appuntamenti che arriveranno sino a maggio, e oggi si parla di pianoforte al femminile con Conrado De Bernard, un relatore d'eccezione, direttore del Conservatorio di Lecce, ma andiamo a vedere. Stiamo per iniziare questo incontro di itinerari sonori, ma accanto a me ho due allieve, due pianiste che si esibiranno proprio oggi e in occasione di questa lezione di musicologia tutta dedicata al pianismo femminile. E quindi accanto a me abbiamo Francesca Di Donato, allieva del maestro Materazzo, e alla mia destra abbiamo Flavia Chicchirichì, allieva della maestra Vratonic. Partiamo proprio da te, Flavia. Allora, sei allieva del triennio qui al Conservatorio. Oggi ti esibirai di fronte alla platea di chi sarà lì ad ascoltare. Sei emozionata? Sì, abbastanza, anche perché diciamo che non sono abituata a questo tipo di situazioni. E nulla, come ha detto, frequento il secondo anno del triennio del corso di pianoforte con la professoressa Vratonic e suonerò la terza ballata di Chopin, opera 47, in La bemolle maggiore. Oggi si parla in questa lezione di musicologia proprio del ruolo delle donne nella storia della musica, del pianoforte, in questo caso del pianismo. Oggi c'è una differenza tra quella che è la presenza femminile e la presenza maschile nel mondo del pianismo? Seppur la presenza femminile comunque sia andata avanti e abbia conquistato e abbia fatto molti passi avanti, per quanto penso io, credo che ancora ci sia una più grande presenza maschile, in generale nella musica, piuttosto che soprattutto nel pianismo, piuttosto che femminile. Nonostante ciò, comunque ci sono tantissime pianiste che si differenziano per la loro bravura, quindi sono fiera di studiare questo strumento. Flavia, quali sono le tue aspettative? Oggi sei al secondo anno del triennio qui al Conservatorio. Dove ti vedi fra 5 anni? La domanda veramente complicata, soprattutto per quanto riguarda me. Si spera in
palchi più importanti, diciamo, e portando quella che è la mia personalità, appunto, e la mia anima ad altre persone attraverso la musica. Anche per te la stessa domanda. Sì, anch'io ovviamente, studiando anche da tanti anni, mi piacerebbe tanto allargare, diciamo, il pubblico, e sempre ovviamente portando, come ha detto anche Flavia, la mia caratteristica mentre suono. Ma musica classica? Musica classica, sì, sì. Anche per te musica classica? Sì. Bene, allora, i giovani amano la musica classica, questo, le giovani pianiste amano la musica classica. Io, cari amici di pomeriggio, mi fermo qui, ma andiamo a seguire questo percorso all'interno del pianismo e del pianismo al femminile. De Bernard, direttore del Conservatorio Musicale di Lecce, oggi qui con questa lezione in musicologia tutta incentrata sul femminile. Beh, perché nella storia, io sono un pianista, quindi mi interesserò sostanzialmente della storia del pianoforte oggi, perché ripeto, nella storia la presenza femminile, sia da un punto di vista quantitativo ma soprattutto da un punto di vista qualitativo artistico, è stata da sempre estremamente forte, enormemente significativa, e quindi penso che valga la pena di ricordare alcune delle figure più importanti che il repertorio pianistico esecutivo abbia avuto, proprio nella linea di quella che è al momento attuale l'idea di riscoprire in qualche modo una parità di genere che, dal mio punto di vista, almeno al pianoforte, c'è stata abbondantemente. Tra l'altro, quindi, ecco, si intuisce che forse anche nel mondo musicale non c'è stato il pieno riconoscimento delle qualità e dell'importanza del ruolo femminile nella storia. Certo, perché nelle varie epoche storiche ci sono state anche delle forti resistenze, probabilmente, no? Come sappiamo, in tante anche situazioni di società, no? Rispetto all'ascesa delle donne a livelli di vertice. In realtà, poi, guardando veramente i fatti, di donne ai vertici pianistici ne troviamo tante, però è chiaro che nelle generazioni non è stato così semplice. E oggi qual è la situazione? Lei è direttore di un conservatorio importante, il Conservatorio di Lecce, qual è la situazione attuale? La situazione, secondo me, è meravigliosa. Io posso dire, per esempio, nel mio conservatorio la nostra orchestra sinfonica ha una fila di primi violini e una fila di secondi violini formate per il 90% da ragazze bravissime, anche negli strumenti a fiato, salvo proprio quelli, insomma, più scomodi, tipo la tuba, ecco, magari. Devo dire che ormai abbiamo una presenza paritetica di ragazzi e ragazze allo stesso livello di bravura, di qualità, di capacità, di dedizione alla professione. Quindi direi che la situazione adesso, dal mio punto di vista, insomma, mi sembra abbastanza ripristinata al meglio.
Sono qui con Maika Tassone, che è docente e responsabile del Dipartimento di Musicologia al Conservatorio Braga, ma è anche una referente poi dell'Università di Teramo per il progetto di Itinerari Sonori. Oggi siamo al quarto appuntamento di Itinerari Sonori, è il terzo anno di questo importante progetto. Maika, che progetto è? Quali sono, diciamo, cos'è che spinge questo progetto ad andare avanti? Allora, Itinerari Sonori è un progetto che porta sostanzialmente la musicologia a un livello salottiero, cioè a un livello ricreativo. E Itinerari è proprio il senso del viaggio. Per cui Itinerari Sonori possiamo dire che è non parla della musica solo in quanto conoscenza, ma è strumento stesso della conoscenza. Usiamo la musica, la musicologia in realtà anche per comprendere quelli che sono i processi e le dinamiche del sociale, dell'evoluzione storica del nostro presente. E infatti Itinerari Sonori quest'anno, tra l'altro, acquisisce questo aspetto, questo focus sul sociale. Oggi si parla, per esempio, di pianismo e donne. Parlare di musica, ecco, l'appuntamento di oggi ovviamente è più specificatamente musicologico, c'è un percorso storico-storiografico che ci porta a conoscenza di quelle che sono state sostanzialmente le dinamiche tutte al femminile dell'atto creativo musicale. Parlare con la musica, che è gli appuntamenti invece caratterizzati e coordinati dalla professoressa Lorena Ruscitti, guardano invece al sociale, cioè parlare con la musica significa utilizzare lo strumento sonoro come chiave per andare ad approfondire quelle che sono problematiche del sociale. L'appuntamento di ieri, per esempio, ha affrontato musica e sordità, il sentire oltre. Cosa significa sentire oltre il muro del silenzio? Ecco, questo è un esempio, anzi è stato il primo appuntamento di questa sezione di Itinerari Sonori. E tra l'altro il Conservatorio Braga ha un'attenzione particolare per tutte le tematiche diciamo vicine al sociale. Ricordiamo proprio Braga per il sociale, che è un progetto importantissimo, vede proprio protagonisti tanti ragazzi e tanti enti che si occupano di diversità e quindi di disabilità, e quindi come la musica appunto diventa strumento per investigare le problematiche del sociale, un mezzo anche per veicolare ed abbattere queste difficoltà. Quanti appuntamenti ancora abbiamo di Itinerari? Sono complessivamente 23 quest'anno, quindi abbiamo raddoppiato i numeri. Quindi ci accompagnerà, Itinerari Sonori ci accompagnerà fino al 25 di maggio, l'ultima. Fino al 25 di maggio, seguite chiaramente i social, il sito e quant'altro per vedere quali sono gli appuntamenti di Itinerari Sonori. E adesso gli aggiornamenti sono sulla pagina del Dipartimento di Musicologia, che vengono costantemente aggiornati i dati, e sul sito www.conservatoriobraga.it.